virologi che stanno parlando in questi mesi stanno puntando gli riflettori proprio su Lazio e Campania per il forte incremento di contagi. Lei teme misure restrittive solo per alcune regioni? Beh, da parte del governo nazionale non credo, perché quando la Lombardia ebbe un picco assoluto rispetto alle altre regioni non si fecero provvedimenti di questo tipo e forse all'epoca sarebbero stati auspicabili. Adesso il virus ha una diffusione piuttosto uniforme sul piano nazionale, con la Campania, la Lazio, la stessa Lombardia che stanno ai vertici. Semmai forse è venuto il momento, ma vedo che si assiste a un silenzio assordante, pericoloso, inquietante, che non lascia tranquilli del Presidente della Regione, che non dice la verità. Presidente della Regione Campania non ci dice perché prima della campagna elettorale non si sono dati elementi certi, del perché solo dopo si provoca terrorismo e allarmismo, perché da un giorno all'altro si prendono provvedimenti che non hanno alcuna ragione in base alla continuità del virus, che comprimono diritti e provocano sofferenze e lacerano un tessuto sociale ed economico già compromesso. Perché il Presidente non ci dice che la Regione Campania, nonostante indetta, è quella che fa ancora il minor numero di tamponi, di test, di mappature sierologiche ed epidemiologiche? Perché non sono stati attrezzati adeguatamente in maniera funzionale altri ospedali? Dove è andato il denaro che finora è stato trasmesso alla Regione, i poteri speciali, i poteri assolutistici? Insomma, adesso abbiamo bisogno di istituzioni credibili e non più di proclami di terrorismo, di atteggiamenti tirannici, perché non è così che si tiene un tessuto sociale, psicologico, umano, del lavoro per affrontare una pandemia. Rigore, responsabilità, fiducia e credo democrazia. Presidente Conte ha annunciato alla stampa a margine della sua direttrice a Cancello che proporrà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Lei se lo aspettava? Che cosa pensa di questa, diciamo, ulteriore proroga? Sembra scontato. Il Presidente avrà le sue buone ragioni, per come va l'andamento dei contagi in Italia mi sembra scontato, perché si riesca anche in fase di emergenza a contemperare in maniera adeguata libertà e diritti civili. Che non sia un'occasione la pandemia per comprimere diritti, libertà e tutto ciò che è scolpito nella Costituzione. Quindi ci vuole in questo momento molta unità nazionale, responsabilità, rigore, ma anche fiducia. Basta con i proclami terroristici e allarmistici che caratterizzano alcune persone che ricoprono incarichi istituzionali e pensano di essere diventati tiranni di tutti. Perché c'è anche un profilo psicologico, sociale, economico e del lavoro che vanno salvaguardati.